Dimmi in poche parole cos'è il tuo corso. Il mio corso si chiama Hunting Sign, alla ricerca del segno perduto, anche gli oggetti hanno un'anima. Ti ho detto tutto? Sì, no, ma adesso spiegami, fammi un esempio, fammi capire. Faccio un esempio, dunque. Gli oggetti oggi sono privi di anima, sono privi di profondità. Io lavoro sul segno legato alla zoosemiotica e in generale un po' su dei valori che hanno a che fare con il simbolo, il segno grafico. Quindi cercherò di spiegare attraverso il mio lavoro agli studenti come nasce questo tipo di ricerca e come si applica poi al mondo reale, oggetti, grafica. Quindi e poi a loro cosa viene chiesto? Allora, di prendere questi segni e di rielaborarli facendo poi... No, loro diciamo svilupperanno un loro criterio di come faranno una loro ricerca sui loro segni, perché i segni quindi di ciascuno appartengono al patrimonio genetico personale e li applicheranno a varie cose, oggetti o video, oppure quello che ritengono più opportuno. Ok, grazie, allora prego. Ci vediamo alla prossima lezione. Okay.